foto però. Comunque qui è giusto per fargli vedere la camminata. Siamo finalmente arrivati al villaggio e quindi siamo una settimana qui. E questa è la camminata per andare al ristorante. Rumori strani. Qua di giorno ci sono degli animaletti, poi vi faremo vedere, tanto tempo ne abbiamo. Un po' buio. Aiuta. Hola. Volevano essere inseriti nel video di YouTube. Questo sembra di viaggiare nel tempo. Qua è tutto buio con le luci. Qui ci sono tutte a lato le palme. E basta, perché tanto non si vede niente. No. Così. Ciao ciao. Così. Bye bye, bye bye. Eccoci qua. Allora, adesso vi facciamo vedere la nostra camera, che è la Honeymoon, ovviamente. Sta analizzando perché siamo appena arrivati. Comunque, qui c'è l'ingresso, una porta semplicissima, vi faccio vedere da fuori. Ecco qui, con lo spioncino si entra, c'è il corridoio. Non so quanto si veda, sì, ho gli occhiali da sole perché sono impresentabile, sono sozzissima, siamo appena arrivati dalla spiaggia, poi c'è un vento che non vi dico, quindi scusate, ma è per voi preservare la vostra visione. Qui c'è appunto la fine del corridoio e si va nella stanza con il letto a baldacchino. Adesso abbiamo spento la ventola perché qua tengono della temperatura abbastanza bassa. Qui c'è la panchetta per le valigie. È un po' buio, accendi un po', che io sono un po'... Salve! Ecco, qui abbiamo la TV. Lì ci sono i cuoricini, perché appunto questa è la camera per gli sposini, il salottino. Qui c'è la scrivania, possiamo ordinare quello che vogliamo da qua, mi sembra. No, dov'è? Ecco, qui gratis abbiamo tutto questo ambaradan. Vabbè, i fiori, fiori veri. Poi qua appunto, guardate che carine, queste voglio anche a casa mia. Queste luci così per la lettura, mille cuscini qua, guarda che roba. E poi di qua si va al bagno, vedete la concezione messicana è fare la parte lavandino così libera. Mamma mia che brutta, mi ero interrotta perché sono venuti ad aggiustarci, a sistemarci il bagno, ma vabbè, dettagli. Qui abbiamo il caffè messicano, l'acqua che non può mai mancare, altri fiori ma sono finti, ho scoperto che sono finti, il lavandino, un po' di gadget che andremo a vedere dopo, quanta roba, anche guardate, ago e filo, i Kleenex, il phon, ma io c'ho il mio perché mi serve il diffusore qua, vabbè. Il bagnettino con il WC, gli asciugamani, qua c'è la doccina, però vi devo far vedere la chicchetta della stanza, vabbè, la porta del bagno fatta così, qui c'è l'armadio con la cassettina di sicurezza, il ferro da stiro, le ciabattine che ci porteremo via sicuramente perché le voglio utilizzare a casa. Valentina deve stirare per le vacanze. Qua c'è, poi c'è l'ombrello perché qua ogni tanto piove, accappatoi, cuscini di riserva. E facciamo vedere il pezzo forte della camera. Qua c'è tutta una vetrata, purtroppo è buio anche se sono le 5:30. Apriamo la zanzariera, guardate. Tadam! Siamo rimasti un po' sconvolti perché non ce l'aspettavamo, sconvolti positivamente. Qua
ci sono gli scalini, qui c'è la vasca idromassaggio con la finestrella fatta così con legno, questa è aperta, e qua c'è la natura incontaminata che non vedete assolutamente, però fidatevi. E qua c'è il, oh mio Dio, non metta fuoco, ok, il piccolo salottino, e di lì c'è un'altra casetta. E niente, questo è tutto. Troppo carina, veramente, siamo contentissimi. Adesso vedremo le sorprese, perché ci hanno detto che arriveranno delle sorprese. Non mi inquadro perché sono brutta, inquadriamo qualcun altro. Salve. Ho riparato il bagno. E niente, noi ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao. Buongiorno. Sì, sono in costume, non scandalizziamoci. Ci siamo appena svegliati, stiamo per andare a fare colazione e mare subito, perché qua poi il sole se ne va verso le 4 e quindi è meglio approfittare di tutto il sole. Qualcosina l'abbiamo già preso di colore, però io non sono soddisfatta, devo arrivare a casa nera. Lui sta già andando bene, ma non è giusto perché... Vabbè, lui è avvantaggiato da non so che cosa. Volevo farvi vedere velocemente, eccolo anche lui in costume, aiuto. Vi volevo far vedere velocemente di giorno, vabbè, la stanza che è in disordine, non guardiamola, qua stiamo guardando la musica, però volevo farvi vedere il panorama da il balcone, eccoci qua. Davanti abbiamo praticamente la giungla. Da qua ogni tanto sbucano degli animali, vediamo se siamo fortunate, ma non credo. E poi, tadan, con la luce forse si apprezza meglio l'idromassaggio qua nel terrazzino. Eccolo qua, che ieri abbiamo già utilizzato. E niente, già fatto. Sì, sono un po' come al solito, vabbè. E basta, adesso andiamo, anche se, come avete visto, come potete vedere, il tempo non è che sembra bellissimo, ma qua è così. Al mattino inizia un po' a piovigginare, poi c'è il vento che porta via le nuvole e finalmente c'è un sole bello caldo, però col vento aiuta, perché così non senti tutto sto calore che dopo un po' ti fa star male. Ecco, da lì forse si vede un po' uno spiraglio di sole, un po' di sole. Il mare è da questa parte, ma qua non ci sono case su vista mare, perché essendoci la giungla non si vede niente. Ah, il signorino si è vestito, ma che abbinamento ha fatto, mamma mia, si è vestito in un modo che... Cioè, c'ha il costume, facciamo vedere, ha il costume con le palme, eh? E poi si mette la maglia a righe, cioè c'è proprio un... Pensavo di mettermi un di questi bei... Una palma, come Adamo. Perché, scusa, dimmi perché fa schifo. Fa schifo perché le righe con le palme, con quelle palme mettici un tinta unita. Con le fantasie non puoi aggiungere fantasie. Va bene, è una fantasia così... Questo è outfit casereccio. Non è una fantasia così sparata. Sì, va bene. Buon, vieni qua che noi... Salutiamo e magari, ecco, portiamola, dove vai? Portiamo la videocamera e facciamo qualche ripresa, perché ieri non l'abbiamo fatto perché non è che era un granché il tempo. Facciamo così. Tanto la porti te, quindi. Sì, vabbè, però poi sei tu il regista. Ciao, ciao. Da bacino, Valentina. Dai bacio, cosa fai? Ma è stato bellissimo. Eccoci, siamo arrivati in spiaggia, non so se si sente perché c'è il vento, scusate, non so neanche se mi sto riprendendo per una mazza, e voilà! Ecco qua il Mar dei Caraibi, bellissimo, oggi è una fantastica giornata, meno male, laggiù c'è Giampi. E qua praticamente c'è il nostro villaggio. Lì sopra c'è una terrazza dove si fa la colazione, le cene un po' VIP, c'è il bagnino e andiamo dal signor Giampi. Ciao! Hola.
Eccoci alla prima edizione di Vale Pinchi sull'Isola dei Famosi. Guardate dove lasceremo la Vale Pinchi per 60 giorni. Oh, è già sparita quella nave. Mannaggia, laggiù. Con soltanto un cellulare scarico. Sono 30%. Due mesi dopo.